La domanda è: devo andare a una scuola di sceneggiatura? La risposta è sì. Ciao, sono Aurora e racconto per immagini e benvenuti a un nuovo episodio di Pillole di Script, la rubrica per tutti coloro che vogliono essere sceneggiatori, ma non solo. E questo è un video particolare perché è il primo video di una triade, la triade di cosa deve fare uno sceneggiatore per diventare un professionista. Questo episodio è dedicato appunto ai corsi di sceneggiatura. Come dico sempre, i miei sono consigli, sono esperienze di vita vissuta, non voglio dire che quello che dico vale per tutti e soprattutto non ci sono delle regole, questa è una delle cose più terribili del nostro mestiere, però mi sa di sempre più mestieri nel mondo. Però devo dire che guardando in giro, leggendo, queste tre cose sono quelle che secondo me sono importanti per la carriera di uno sceneggiatore. E passiamo subito quindi alla prima, la scuola di sceneggiatura o scuola di cinema, perché spesso il corso di sceneggiatura è all'interno di un corso di cinema o di una scuola di cinema vera e propria. Mi è stato chiesto se è importante frequentarla o se uno può imparare da autodidatta, appunto tramite video come i miei o anche corsi online, guardando tanti film, leggendo tante sceneggiature. Allora, la mia risposta è: uno può imparare tantissimo da solo, nel senso appunto può studiare tantissimi libri, come diceva Nicola la settimana scorsa, si impara tantissimo leggendo tante sceneggiature e guardando tanti film, e quindi fondamentalmente si può arrivare ad avere una discreta conoscenza della teoria della sceneggiatura nel suo complesso anche da soli. Ma allora perché dico è importante iscriversi a una scuola di cinema o almeno a un corso? Perché secondo me è proprio all'interno di una realtà come quella che uno riesce a sganciarsi da quella che è la propria realtà personale. Perché anche io per tanti anni ho studiato da sola, magari avevo dato un esame di sceneggiatura all'università, magari avevo fatto un piccolissimo corso di un mese in un altro stato, ovvero in Inghilterra, però non ero mai riuscita, nonostante sapessi tantissimo di teoria, a entrare in un giro di professionisti, a riuscire a capire come lavorano veramente i professionisti, perché l'unico libro che avevo trovato che parlava di come lavorano i professionisti era appunto quello che vi ho mostrato all'inizio della scorsa stagione, che è però una teoria e soprattutto è una teoria americana. Io quindi ero esclusa completamente da un giro di lavoro, da una realtà lavorativa, e restavo nel mio mondo e soprattutto non avevo nessuno cui far leggere le mie sceneggiature. Sì, avevo i miei amici, il mio partner, ma non avevo un professionista che mi desse un'opinione in termini di funzionerà o non funzionerà. E devo dire che veramente la mia decisione di entrare in un corso di sceneggiatura finalmente, dopo che già avevo la laurea, dopo che già avevo il master, ha cambiato la mia vita da così a così, perché intanto ho conosciuto un gruppo di lavoro e delle persone con cui continuerò a collaborare in futuro, e questo è molto importante perché, ripeto, il cinema è un'arte collettiva, non chiudiamoci nel nostro mondo. E poi ho trovato una realtà stimolante, dei docenti che mi hanno messa in crisi, e questo è un bene. Ho incontrato degli organizzatori che mi hanno molto stimolato e che mi hanno anche smosso le acque. Entrando in contatto con loro sono iniziati ad apparire dei concorsi di cui non sapevo l'esistenza, dei festival, e di conseguenza tutto è più attivo e quindi le relazioni sono diventate più attive e banalmente la mia agenda è aumentata e ora ho più persone a cui far leggere il mio lavoro, ho più persone anche che mi stimolano a continuare a lavorare,
Ed è per questo che io raccomando tantissimo iscriversi a un corso di sceneggiatura, quindi non tanto per imparare le basi vere e proprie, ma per uscire dal proprio guscio, per imparare a confrontarsi con stili e con generi che possono non interessarci e soprattutto per coltivare le relazioni, che sono la chiave del nostro lavoro. Spero che questo video vi possa essere d'aiuto. Noi ci vediamo la prossima settimana con il secondo step della carriera dello sceneggiatore.